Allora, Gianluca e Mario, per modi diversi, per due parti complementari, affrontano un tema che è quello della visible city, dei progetti di wayfinding o di segnaletica, come li si vogliono chiamare, in realtà partendo da un presupposto che va al di là del poter indirizzare il cammino dei visitatori di una città, ma con un obiettivo che è diverso e che si ispira al principio di legible city, cioè quello di rendere una città percepibile al fine di aumentare la capacità di azione di un cittadino, che questo sia un cittadino da tre generazioni o che lo sia da tre minuti. E quindi in realtà è un progetto che ha a che fare molto con dei processi abilitanti dei diritti di cittadinanza che le persone che viaggiano per vari motivi, non solo per turismo ma per studio, lavoro, per necessità, per fuggire da qualcosa, devono poter avere arrivando in uno spazio urbano che se progettato deve poter consentire loro di agire in qualche modo e conoscerne intimamente anche la natura artistica, culturale, sociale, politica, economica, insomma, i vari tipi. Ed è interessante come questo in realtà... La città di Perugia. Il progetto è stato commissionato e approvato dall'amministrazione comunale, che al momento si trova in fase di realizzazione fisica e di sviluppo digitale. Sono stato coinvolto dal professor Marco Tortoglioli Ricci quando il progetto era già avviato, inserendomi nel team che stava lavorando allo sviluppo dell'identità. Ho accettato con entusiasmo questa proposta di collaborazione, intravedendo in questa la possibilità per fare esperienza, per toccare con mano il rapporto che si instaura tra uno studio grafico e un'istituzione e le dinamiche che si sviluppano in questa relazione. Questa tipologia di progetto, per la sua grande complessità, come potete vedere l'indice del primo volume, e per il fatto che si occupa delle dinamiche di una città, necessita di più competenze e di lavoro in team. Mi sono quindi trovato a fare i conti con due tipologie di approccio, dovendo ricercare il giusto equilibrio. Da un lato necessitavo una competenza più specifica, ovvero quella del grafico, in grado di individuare una forma adeguata per comunicare al meglio un contenuto informativo. Dall'altro, una competenza della figura tipica del progettista che avesse una visione d'insieme delle varie fasi progettuali e riuscisse a mettere in relazione aspetti conoscitivi appartenenti a discipline differenti. Capire il cambiamento di punto di vista in questa prospettiva è fondamentale per comprendere la gestione e la complessità del processo. Un'altra problematica in cui sono incappato sono state le tempistiche e le scadenze strette dettate dalla situazione reale della committenza. Perugia è una città che non conoscevo, per cui ho avuto fin da subito la necessità di comprendere in poco tempo le informazioni rilevanti per orientarmi. Questa difficoltà di fatto è diventata un'opportunità, permettendomi di selezionare fin da subito le informazioni rilevanti da rappresentare. D'altro canto, come forestiero ero il primo tester del sistema che stavamo progettando. Il punto di partenza del processo è appunto il brief fornito dal Comune di Perugia, contenente la definizione del problema e l'obiettivo del progetto. Su questa base è stata sviluppata una metodologia che, procedendo in parallelo in più campi disciplinari, come vedete, portasse alla prototipazione dei supporti in un'area limitata, documentando questo processo nel manuale di identità, che di fatto è diventato lo strumento per avere un confronto migliorativo con le istituzioni, per verificare e implementare i contenuti informativi e ricalibrare le informazioni presenti sui prototipi. Infine, dopo una fase di testing e di feedback dell'usabilità da parte degli utenti, si procederà con la realizzazione della segnaletica cittadina effettiva. Come accennavo, al momento ci troviamo in una prima fase di verifica delle informazioni presentate sui primi prototipi. Parlare di segnaletica
significa parlare di accessibilità, entrando in una logica di documentazione e di rilievo delle strutture cittadine, comprendendo cosa funziona e cosa non funziona nel sistema orientativo presente sul suolo urbano, analizzandone limiti e problematiche, con una ricerca sul campo. La problematica emersa riguarda la sovrapposizione di differenti sistemi segnaletici che negli anni si sono stratificati e accumulati nel centro cittadino, che creano un senso di forte disordine e disorientamento, poco funzionale alla trasmissione di un'informazione efficace. L'obiettivo dunque era creare valore all'interno della città di Perugia, presentando l'offerta culturale e rendendo Perugia una città maggiormente vivibile e accessibile, attraverso la realizzazione di un'informazione coerente e ordinata. La seconda fase, analisi e metodologia, è costituita di tre azioni. Nella prima c'è stata un'individuazione di casi studio utili a comprendere analiticamente i modelli, e una seconda basata su un'analisi degli artefatti precedenti e un'esplorazione degli archivi, a cui ha fatto seguito una terza fase di ricerca sul campo attraverso il rilievo delle strutture. Alcuni casi studio analizzati sono Bristol Legible City e Wall New York City, con il fine di ricercare soluzioni funzionali e formali attraverso un processo di reverse engineering. L'indagine poi è stata riportata in una dimensione locale attraverso l'analisi di artefatti precedenti, mappe contenenti punti di interesse, itinerari turistici, per passare poi a un'esplorazione di più archivi, immagini e fotografie storiche della città di Perugia, per comprendere lo sviluppo urbano e la modificazione e la forma della città, intersecando queste informazioni con altre ricavate da altri archivi storici presenti su censimenti e cartografie, avendo una panoramica di come le informazioni venissero rappresentate cartograficamente e di come l'evoluzione tecnologica abbia ridefinito i paradigmi della rappresentazione. È il caso, ad esempio, di queste fotografie aeree scattate dall'Istituto Geografico Militare di Firenze, rese disponibili dal Dipartimento di Pianificazione della Regione Umbria sul portale online Umbria dall'Alto. O di alcune fotografie aeree a volo d'uccello tratte da archivi privati, fino ad entrare in una scala di rappresentazione della città comparando fotografie a carattere storico urbanistico con immagini a carattere antropologico, di documentazione di vita, delle tradizioni e dei costumi, caratteristiche di varie epoche vissute dalla città nel corso del Novecento, fino a comprendere meglio l'oggi e comprendere certe dinamiche odierne rilevate attraverso la ricerca sul campo, indagando e osservando i flussi pedonali, i comportamenti e le abitudini condivise, per trovare in seconda istanza un riscontro e un confronto con esperti e con gruppi di interesse locali, gli stakeholder. La terza fase riguarda l'architettura e l'informazione, strutturati in individuazione del target, classificazione dell'offerta alla città e architettura e l'informazione come base per creare la gerarchia informativa utile a strutturare tutto il contenuto grafico presente sui supporti segnaletici. Come prima azione si è individuato il target intersecando le esigenze con l'offerta della città e strutturando dunque l'offerta cittadina in tre livelli di informazioni identificate cromaticamente, che verranno poi utilizzati per declinare il sistema in maniera coerente, mappe, pittogrammi, sistemi di icone. Vediamo ora il primo livello, che riguarda l'accessibilità, suddiviso, come potete vedere, in tre sottocategorie: infrastrutture, trasporto pubblico e servizi integrati. Il livello 2 riguarda i punti di interesse, ovvero l'offerta culturale della città, in cui si sono messi in evidenza palazzi, edifici storici e chiese. Infine, il terzo livello riguarda il servizio al cittadino. Questa architettura dell'informazione dovrebbe essere rappresentata su una mappa che mostra
la forma cittadina e il tessuto stradale. La domanda allora che sorge spontanea è questa: com'è possibile rappresentare queste informazioni in una sola mappa, che si presenta nella sua forma più oggettiva e completa, così più o meno, ovvero la cartografia tecnica regionale, che tuttavia, a causa di una pluralità di informazioni specifiche e dettagliate, risulta difficilmente leggibile e fruibile, soprattutto per un pubblico non esperto. Senza contare che i punti di interesse storico dei centri Perugia sono un centinaio, precisamente 128. La risposta è che è stato necessario un grande lavoro di interpretazione e di sintesi in termini di disegno cartografico e una doppia scala di rappresentazione della mappa di Perugia, una mappa auto e una mappa zoom. Ogni mappa rappresenta una forma semplificata della città che permetta di evidenziare i nomi di vie e di piazze e abbia la possibilità di sovrapporre differenti livelli di informazione che possono essere accesi o spenti con la realtà aumentata o diminuita, come vedrete nella presentazione di Mario qui a mio fianco. La conseguenza della rappresentazione di due mappe con zoom differenti dunque è stato comprendere che info posizionare nei due livelli differenti di rappresentazione e come farli interagire con i supporti segnaletici. In questo caso vedete una mappa out in cui il quadrato rosso rappresenta la porzione della mappa zoom corrispondente. Le mappe zoom di Perugia sono 7 e presentano un alto grado di dettaglio, maggiore rispetto alla precedente mappa out, sia in termini di rappresentazione cartografica che di livelli di informazione presente, come ad esempio il walking circle, il cerchio rosso, che indica le distanze in minuti di una zona di interesse generico e le informazioni dei punti di interesse prossimi al punto in cui la mappa verrà posizionata. Questi punti di interesse sono suddivisi a loro volta in alto e basso per importanza, in cui nel primo si trovano i punti di interesse più o meno complessi, affiancati da illustrazioni al tratto che presentano una forte semplificazione per via della piccola dimensione di riproduzione sul totem stampato e per il fatto che verranno utilizzati anche come marker per attivare la realtà aumentata. Infine, la quarta fase riguarda i supporti segnaletici, che sono le basi sulle quali vengono posizionate le mappe e tutte le informazioni presentate finora. Si tratta di un sistema poco invasivo, in cui le strutture realizzate in acciaio sono resistenti, modulari e intercambiabili, e sono dislocate in base alla tipologia. I totem di tipo A sono posizionati locali, sono posizionati nelle piazze principali e in punti focali, ovvero nelle zone di maggior afflusso di persone che transitano nel centro. I totem bidirezionali sono collocati in punti critici di un percorso diretto verso il centro. Gli archetti C informativi sono già presenti sul suolo cittadino e sono posti a ridosso dei punti di interesse. Verranno mostrati in seguito. I totem A presentano un doppio, che è quello che vedete qui, presenta un doppio livello di zoom delle mappe, un locator che indica il nome dell'ubicazione corrente e dei cartelli direzionali con una tipografia di dimensione contenuta adatti a una lettura prossima, vicina. Il simbolo del rione in cui si trova la struttura e il marker che è il marker di realtà aumentata e il QR code per scaricare l'app. Qui vedete una visualizzazione e un'altra. Lo stesso totem è stato pensato anche con una possibile variante storica, ottenuta grazie alla modularità e intercambiabilità delle varie componenti del sistema. Il totem bidirezionale presenta solo la mappa out, il simbolo del rione e i cartelli direzionali, con una dimensione tipografica più rilevante perché progettate e adatte per una lettura a una distanza maggiore.
vedete anche che presentano il riferimento delle distanze espresse in minuti. Questo è un punto critico di via Oberdan, il retro dello stesso totem. Infine, vi sono i 128 archetti informativi già presenti sul suolo cittadino e dislocati a ridosso dei rispettivi punti di interesse, che si trovano in questo stato, in una condizione di scarsa leggibilità, dettata dai testi in maiuscolo, e le targhe sono soggette a deterioramento dettato da condizioni atmosferiche e climatiche. Il processo di restyling risulta dunque necessario e inevitabile. In questo processo verrà aggiunto un bollo arancione con l'illustrazione di riferimento, che diventa il marker per attivare la realtà aumentata e dei contenuti multilingue presenti sull'applicazione. L'informazione presentata in forma sintetica come timeline riassuntiva è completata con i testi storici descrittivi, che verranno aumentati in più lingue nell'applicazione. E qui lascio la parola a Mario, che vi parlerà di realtà aumentata e di come funziona questo livello di implementazione virtuale del progetto, sia in termini di usabilità e interfaccia dell'applicazione che di funzionamento vero e proprio della realtà aumentata. Grazie. Allora, cominciamo subito, direi, con l'altra parte d'esposizione, poi discuteremo insieme. Dico solo due parole sul lavoro che Mario ha fatto in affiancamento al gruppo di lavoro e in affiancamento al lavoro di Gianluca, su un tema che è quello della realtà aumentata come strumento applicato ad un sistema di information design che ha un grande limite, che sta proprio nella realizzazione fisica degli strumenti, che è la loro obsolescenza. In realtà quello che vedremo adesso è, da un lato, deve essere raccolto come un'opportunità e un'area di progetto che oggi per i designer della comunicazione proprio agli albori è stata molto sfruttata in ambito artistico, in ambito fortemente sperimentale, in ambito commerciale, ma nel nostro campo specifico del design della comunicazione è un'area che è ancora un po' poco esplorata o considerata ancora non una certezza, no? Allora, la sfida che abbiamo dato a Mario è anche quella di immaginare come lo stesso rigore che noi mettiamo nel progetto della pagina, del manifesto e dello schermo, possa invece essere applicato a qualcosa che invece vive nell'ambiente e quindi subisce le stesse regole di deformazione prospettica che noi viviamo nell'ambiente. Grazie. Buonasera, ringrazio in primo luogo Gianluca, il professore e lo studio Comodo Sociale che mi hanno dato l'opportunità di testare su un progetto concreto che è quello di Web Perugia una serie di sperimentazioni che stavo portando avanti nell'ambito delle tecnologie immersive, in particolar modo nella realtà aumentata. Occorre fare una distinzione terminologica per quanto riguarda queste sigle, che spesso quando si parla di virtuale c'è sempre un po' di confusione. Ad esempio, per RR si intende la realtà reale, ossia la realtà dove siamo tutti immersi, così come la viviamo, così come la percepiamo. AR sta per Augmented Reality, o comunque realtà aumentata in italiano, e si intende appunto quando la realtà reale viene arricchita di informazioni che vengono appunto percepite e visualizzate per mezzo di un dispositivo mobile o di un visore. VR, che sta per realtà virtuale, si intende un ambiente totalmente virtuale dove siamo immersi per mezzo di un visore, ma non abbiamo nessun contatto con la realtà. La realtà diminuita, invece, che avremo modo anche di approfondire in live test nel corso della presentazione, consiste in maniera analoga rispetto alla realtà aumentata nel non aggiungere informazioni alla realtà, bensì di sottrarre informazioni, come andremo comunque a vedere dal vivo.
La realtà mista, in ultimo, si intende appunto quando una serie di contenuti aumentati si mescolano anche ad una serie di contenuti virtuali, quindi è una scena un po' ibrida fra l'aumentato e il virtuale. Si può dire che comunque questa tecnologia ha una storia piuttosto recente che è ancora in corso di scrittura, però l'uomo da sempre ha tentato tramite le arti figurative di superare quelli che sono i limiti del reale. Basti pensare a Battista Piranesi, che già nel 1700 disegnava questi mondi impossibili, queste illusioni, di, appunto, queste illusioni spaziali ottiche, che poi anche Escher nel 1900 riprenderà nella sua, insomma, estetica. Il cinema, che comunque può essere considerato l'arte figurativa per eccellenza nel simulare la realtà, c'è questo caso studio appunto dei fratelli Lumière, che proiettarono nel 1896 il primo filmato, no? Ad una sala come se fosse tutti presenti, e appunto all'epoca si spaventarono per questa proiezione proprio perché pensavano che il treno stesse per investire tutti gli spettatori. Adesso ad oggi ci sembra una cosa così banale, però stiamo parlando di circa 120 anni fa, per cui all'epoca non era così, così scontato come è oggi. In ambito letterario, Baum scrive in un'opera, parla di occhiali che in maniera quasi visionaria anticipano quella che era la realtà aumentata, perché comparivano delle lettere, per mezzo di questi occhiali il protagonista riusciva a visualizzare dei contenuti che nella realtà non c'erano. In particolare comparivano delle lettere sui personaggi per capire se la natura di quella persona. La lettera E, se era una persona negativa che stava per Evil, la lettera G, se era una persona positiva, ad esempio, che stava per God. Il primo apparecchio, che possiamo chiamarlo così, di tecnologia immersiva vera e propria, è questo simulatore multisensorale inventato da Morton Hayding nel 1962, che era appunto un simulatore che riproduceva l'esperienza di un giro in moto di 10 minuti per New York, ricreando l'effetto del vento, degli odori, delle vibrazioni, come se appunto stessimo vivendo quell'esperienza lì. Solo 4 anni dopo, Sunderland, uno scienziato informatico statunitense, inventa il primo visore tridimensionale, nel senso che era questo ingombrante macchinario dotato di 2 tubi catodici che proiettavano le immagini direttamente sugli occhi dell'utilizzatore. E questa immagine che si creava all'interno della vista dell'utilizzatore si andava a mischiare con tutti i contenuti che lui vedeva veramente nella realtà. Quindi si può dire che è un primordiale visore di realtà aumentata. I primi a usare il termine realtà aumentata però furono David Mitchell e Tom Caudill, che nel 92 erano due ingegneri della Boeing che non solo definirono il termine di realtà aumentata, ma crearono questo visore per vedere la sequenza esatta di operazioni da compiere durante la fase di cablaggio degli aerei. Dunque un'operazione molto complessa, e avere sott'occhio una serie di informazioni aggiuntive era determinante, perché comunque continuavi ad avere il contatto con la realtà e di conseguenza avevi delle informazioni per compiere delle operazioni anche complesse, che è anche un po' il lavoro che andremo a vedere successivamente. Il 99 è l'anno in cui, diciamo, che la realtà virale, la realtà aumentata diventa virale, in quanto, ho usato un termine sbagliato, non virale, ma si diffonde, perché viene rilasciata questa prima libreria open source attraverso la quale chiunque possedesse un personal computer e una webcam poteva iniziare a sperimentare con questa tecnologia. Come ha anticipato il professore, quello che a me interessa veramente è non tanto sperimentare questa tecnologia nell'ambito puramente commerciale o nella comunicazione di prodotto, ma capire come un progettista grafico possa oggi utilizzare comunque questi nuovi scenari per curare il contenuto, anche che sia quello lo spazio di una pagina o che sia quello lo spazio di un allestimento, o come vedremo anche come ho applicato con Gianluca nel progetto per Perugia, in un ambiente aperto. Però ecco, io chiedo da progettista, insomma, di riflettere anche su come
questa tecnologia può aprire diverse, può schiudere nuove possibilità di racconto, di narrazione, come andremo comunque a vedere subito. La prima idea che tra le varie sperimentazioni che stavo portando avanti è stata appunto la pagina aumentata, che è una pagina dove la tipografia esce dalla pagina e invade lo spazio. E appunto dove possono essere inseriti dei contenuti video attivabili e aggiunti dei link a delle pagine web direttamente sulla pagina, ma soprattutto possono anche essere sfruttate non solo le due dimensioni della doppia pagina, ma sfruttare tutte le ortogonalità per impaginare i contenuti in maniera più immersiva, più, e creare ancora più interazione nel fruitore. Per quanto riguarda, abbiamo visto la pagina, anche l'allestimento può essere aumentato. In che senso? Ho ripreso la griglia prospettica disegnata da Brockman nell'81, l'ho ricreata virtualmente, adesso nel video che vedremo vi mostro come potenzialmente si potrebbe impaginare uno spazio virtuale. Per cui ho ricreato la griglia, nella griglia ho inserito in maniera molto precisa ed accurata la didascalia o due immagini, comunque seguendo la stessa griglia che fondamentalmente noi progettisti creiamo quando facciamo la doppia pagina. Quindi io mi sono chiesto perché non poter impaginare lo spazio, perché non avere la stessa cura, nella stessa precisione nel utilizzare uno spazio virtuale, non soltanto fisico materico della carta. Non dico che non ci deve essere anche quello, ma ci sono comunque delle possibilità che si aprono. E Gianluca e appunto lo studio Comodo e il professore mi hanno dato modo di testare in maniera pratica su un progetto concreto queste mie riflessioni, e in particolar modo appunto abbiamo costruito insieme con il team di sviluppo un'applicazione ora funzionante sul mio telefono che vi mostrerò, e siamo partiti dall'architettura delle informazioni dell'applicazione, per cui l'utente che, quando dico utente parlo di cittadino, visitatore, cittadino di Perugia, insomma chiunque scaricherà l'applicazione, dovrà dapprima impostare la lingua. Una volta impostata la lingua avrà a disposizione un menu con un menu a tendina dove ci sono i vari eventi di Perugia o un link a dei siti web o la guida all'utilizzo dell'applicazione. E poi si va subito nella realtà aumentata, ossia nella registrazione della fotocamera che andrà a creare tre situazioni. Quando parlo di situazioni intendo il museo, una situazione di museo aperto che andremo adesso a vedere insieme, oppure l'utente può... Problema di corrente d'aria, speriamo di risolverlo, blocca il tempo. Ok. Sì, vi mostro l'interfaccia dell'applicazione. Non si vede. Ok. Questa è l'applicazione che ho costruito usando Unity e il codice C, per cui, come vi spiegavo prima, l'utente imposta la lingua, in questo caso italiano, e ha a disposizione subito la scena che dovrà inquadrare per la realtà aumentata. Questo è un menu a tendina dove si imposta la lingua, quindi si torna indietro, oppure si può accedere a una sezione di eventi di Perugia e, seguendo appunto il calendario, ma la cosa più interessante ovviamente è la parte in realtà aumentata che adesso vi avrò modo di mostrarvi. Scusate, devo fare il cambio. Ok. Allora, l'applicazione è marker based, vuol dire che è basata su dei marker che la fotocamera legge e sopra i quali vengono aumentati dei contenuti, ma c'è un grado di precisione
al millimetro, per cui uno può essere veramente molto preciso. I marker che abbiamo utilizzato sono tutte le varianti di logo di Web Perugia, i vari simboli dei rioni, la mappa. La cosa più interessante è che, oltre comunque a tutte le illustrazioni che ha disegnato Gianluca con Ashraf dello studio Comodo, siamo riusciti anche a usare come marker la facciata di un monumento, di un palazzo. E questi punti che vediamo sono le caratteristiche che la fotocamera legge per riconoscere appunto il marker, in base alla complessità dell'elemento, in base ai contrasti fra i colori e le forme. Per museo aperto è un concetto che ho approfondito con il professore, intendo appunto un museo diffuso a cielo aperto su tutto il territorio urbano di Perugia, che sfrutta le varie superfici dei palazzi e dei monumenti per veicolare dei contenuti virali di tipo culturale. Diciamo una nuova esperienza di fruizione sia per il cittadino che per il visitatore, che comunque per appunto il turista che visita Perugia. Ecco la scena in 3D appunto, dove posiziono questo label con il titolo del monumento, con la data, con magari l'architetto, ma con queste tre icone che attivano dei contenuti o video o ti fanno entrare in un'ulteriore sezione dell'applicazione. Comunque c'è questa interazione che si va a creare con il fruitore, quindi che determina anche un maggiore coinvolgimento, diciamo, nell'esperienza di fruizione. E vi farò vedere un video test che abbiamo fatto a Perugia, insomma, inquadrando il palazzo del Capitano del Popolo, per cui una volta che si inquadra il palazzo compare quella vignetta che vi ho mostrato prima, e cliccando su, ad esempio sul più, si va in un'ulteriore scena dove il loggiato, le finestre e il portale sono evidenziati e hanno dei focus che una volta cliccati ti raccontano quello che è quella storia lì, per cui tu non conosci quel monumento, lo inquadri e subito hai un racconto, è un racconto che altrimenti non potresti avere se stando fuori insomma nella realtà. Quindi il valore aggiunto è proprio quello di avere la realtà reale, ma avere anche dei contenuti che altrimenti non potremmo visualizzare. E il mio approccio è stato proprio quello di trattare lo spazio come un luogo da impaginare. Lo stesso lavoro l'ho fatto su questa incisione che era presente in un vicolo sempre di Perugia, che allo stesso modo attiva dei vari focus cliccabili, che appunto ogni focus ti va a dare delle caratteristiche su quello che è l'opera, l'autore delle volte. Esatto. Specifico. Allora, ora faremo una live test, vi mostrerò delle... Un attimo, ce l'hai sotto. Ecco. Il coro. Pertanto questa è l'incisione che avete visto prima. Ne basta inquadrarla per avere questo contenuto che in realtà non vediamo nella stampa. Inquadrando ulteriormente, cioè andando su un ulteriore livello, abbiamo questi punti cliccabili che, restando appunto in contatto con la realtà, mi permettono di fruire di un'informazione che in realtà altrimenti non avrei potuto leggere e accedere. E senza che cambio direttamente, perché sennò diventa un po' complesso, vi spiego un po'. Quindi questo è il concetto, insomma, di prova. Questo è qua il concetto di museo aperto, di museo diffuso, no? Che abbiamo visto prima. Mentre quando anche Gianluca parlava di totem che sfruttano la realtà diminuita, è proprio questo, ossia il fatto che in una mappa comunque apparentemente complessa, dove io non voglio fruire di tutte le informazioni che vedo qui, io posso andare a selezionare, ad annullare una serie di livelli virtualmente che magari non mi interessano. Quindi ora vi mostrerò come, inquadrando. Una mano. Aspetta. Bella luce, poi Dani. So, eccola qui.
allora si attivano questi quattro bottoni che praticamente mi vanno a selezionare il livello che mi interessa, per cui un disabile che vuole vedere soltanto percorsi destinati ai disabili si vede la mappa semplificata di tutta una serie di informazioni che in realtà non vuole magari fruire. Di conseguenza vedo soltanto il livello blu. La cosa interessante è che il livello si posiziona perfettamente, no? al supporto, come se fosse stampato, ma ti dà una possibilità appunto di aggiornabilità. Come? Aggiornabilità. Di aggiornabilità, anche se comunque tutti i supporti disegnati dallo studio e da Gianluca sono modulabili, per cui ogni singola plancia può essere tranquillamente sostituita, però il fatto comunque che tutti i supporti possano avere un livello virtuale aggiornabile facilmente, che comunque fa riferimento a un database esterno, può essere anche un valore da considerare. Io posso farvi fare una prova se volete con provare per credere. Perfetto, ci siamo. Faccio una piccola domanda che mi serve per inquadrare meglio il lavoro che avete svolto. Quindi siete stati inseriti all'interno di un gruppo di lavoro in cui tu hai lavorato in maniera più specifica sulla realtà aumentata, basata sul lavoro che tu hai fatto come parte del team che ha sviluppato il progetto. Ecco, mi sarebbe utile capire se ognuno può identificare una specificità di quello che ha sviluppato, pur con la consapevolezza che la complessità del progetto richiedeva una squadra, però giusto per capire il vostro specifico lavoro, forse il tuo era un pochino più chiaro. Principalmente credo di essermi occupato dell'architettura e l'informazione, partendo da un rilievo sul campo e quindi cercare di strutturare il contenuto affinché fosse accessibile e implementabile in differenti mezzi e modi. Dopo nella pratica, se vogliamo scendere nella pratica, mi sono occupato un po' di aspetti principalmente grafici, quindi definizione di caratteristiche e illustrazioni, marker, quindi simboli di riori, e soprattutto cartografia, esplorazione di archivi in parte, perché diciamo che lo strumento fondamentale che ho capito in questo progetto e grazie a questo progetto è stato il fatto di dover ricorrere a un continuo confronto con esperti attraverso lo strumento e l'intervista per avere un'informazione più approfondita che nella sola figura di un progettista è difficile individuare, appunto per le non so quante potenziali categorie potrebbero uscire da questo progetto appunto molto complesso. Immagino che ci sia stato anche diversi momenti di feedback reciproco, visto che una parte del tuo progetto, quindi quella che faceva da marker per la sua, hanno richiesto, immagino, delle fasi di revisione. È un confronto costante, anzi a un certo punto la realtà aumentata è diventata la possibilità di declinare alcune informazioni che altrimenti avrebbero richiesto, non so, sicuramente più di una, due, tre mappe, perché nel manuale sono presenti delle informazioni ulteriori a quelle che sono state mostrate alla presentazione, come ad esempio la possibilità di categorizzare l'offerta commerciale cittadina e altre tipologie di informazioni che sono state escluse, senza contare tutta la ricerca culturale storica che in parte è già presente, quindi attraverso un confronto continuo con l'istituzione nella figura del consigliere Vignaroli abbiamo trovato un riscontro effettivo di conoscenza storica. Sono presenti 128 archetti in doppia lingua in cui i testi sono
già dislocati sul suolo, quindi abbiamo semplicemente scavato e cercato di riportare quante più informazioni. Diciamo che il grosso lavoro è stato trovare dei contenitori in cui inserirle in maniera ordinata e strutturata. E una domanda veloce, volevo capire nella parte di realtà aumentata se avete valutato la possibilità di modificare i contenuti e la parte visiva a seconda della distanza del marker e se eventualmente ci sono dei pro e dei contro. Allora, attualmente il lavoro è stato fatto appunto con l'utilizzo di marker, però una delle ricerche che andrò a fare in seguito è proprio quello di lavorare anche a livello di GPS. Però rispondendo alla sua domanda, sicuramente una delle criticità è il livello, cioè la luce deve esserci, insomma. Per cui si deve pensare anche, non è un fatto proprio di distanza, però deve esserci una luce diurna, per cui inquadrando l'elemento con il dispositivo, se il marker ha una buona leggibilità, nel senso in questo caso il marker viene progettato da noi, per cui faremo in modo di che sia subito leggibile, però nel caso ad esempio di una facciata di un monumento o comunque di altri elementi che andremo ad inquadrare, bisogna un attimo considerare questo aspetto qui. No, però cioè, forse era un po' è un altro punto, cioè nel senso ad esempio quando guardo quella mappa stampata da qui, da questa distanza o più da vicino, insomma la mappa rimane tale quale. Con la realtà aumentata in realtà avete la possibilità di poter dare delle diverse informazioni più entrando nel dettaglio. Sì, esatto, si possono anche inserire dei bottoni che, come ho fatto per, fondamentalmente per il monumento, puoi andare in un ulteriore livello, per cui sì, si può andare oltre insomma il supporto fisico, ed è quello il vero aspetto che si può approfondire con questa tecnologia, che è un po' sottovalutata da noi progettisti fondamentalmente, ma forse la direzione è proprio quella, insieme a tutto il resto ovviamente, dalla parte di sviluppo prototipo. No, credo che sia uno strumento che è ancora in una fase in parte acerba in cui si sta procedendo per migliorarla. Cioè, per il passo entrambe le strade. Mi interessava capire quanto eravate riusciti a approfondire insomma questi sistemi, queste tecnologie. Mi dispiace che c'è poco tempo, però si potevano vedere. Può anche provare in realtà. Se...